Mi sembra che questa sia una città che esprima ormai da tanti anni delle eccellenze a livello artistico, e penso al cinema, al teatro, penso anche alla letteratura, penso alle arti visive, come negli ultimi anni nessun altro luogo. Mi domando perché, mi do pure una risposta, però è così. Cioè, questa mi sembra che sia una terra dove ci sono tante contraddizioni, anche sofferenza, che però poi genera un'urgenza, perché poi che cos'è l'arte? È un bisogno di esprimersi perché ti manca qualcosa, no? È sempre frutto di una mancanza. C'era un famoso filosofo che diceva: se tutti quanti gli uomini, e ovviamente anche le donne, avessero un pasto caldo e una donna o un uomo dentro al letto, saremmo ancora all'età della pietra, no? L'arte nasce sempre da uno scompenso. Ecco, credo che i tanti problemi di questa città, uniti alle meraviglie proprio naturaliste, uno viene qui e si rende conto della potenza che ha questa terra, no? Sembra veramente quasi una terra mitologica. Questo Vesuvio che impera da una parte, questa dall'altra parte, invece verso nord ci stanno questi crateri, queste isole, questi golfi, questa forza, questa quasi violenza, direi, della natura. Unite, dicevo, come dicevo prima, a una serie di problemi, secondo me crea una miscela esplosiva, per cui non è un caso che qui c'è una pentola che bolle. Ma è la verità, io in Perez mi sono accorto veramente che, cioè, c'erano dei ragazzi che facevano delle cose che anche ragazzi che facevano produzione, che si alzavano alle 6 della mattina, andavano a letto a mezzanotte, si mettevano in mezzo per farci girare, a costo di farsi travolgere dai camion, bipi, che volevano passare, gli avevo dato la mezza, ma te schiattacami, capì? Così. E loro niente. Perché? Perché qui c'hai la percezione, forse, che c'è un film. Quindi, se vuoi far cinema, devi essere più bravo di per essere preso tra quei 5, che sono 1000, e quindi questi danno anima, e poi sono preparatissimi, preparatissimi. Perché? Perché quella roba lì costa, nel senso, devi avere passione per fare quella roba lì, no? Perché se non c'hai passione, ce ne stanno altri 10.000 che sono più appassionati. Quindi quei 10 che ti trovi là è gente preparatissima, vogliosissima, appassionatissima. E tu dici: ragazzi, ma sti cazzi, ma ammazza, ma siete fantastici. E io, cosa che io ho detto a tutti i ragazzi, non solo, poi ci stanno degli attori qua strepitosi, a parte tutto il lavoro che è stato fatto anche da Teatri Uniti, ma dallo stesso Servillo, ma voglio dire, Paolo Sorrentino è napoletano. Perché? Che questo ha una facilità di tirar fuori delle storie meravigliose. È un fanciullo, è una meraviglia, è un grande, cioè, questo è il più grande talento che sia nato in Italia da 100 anni a sta parte. Forse Fellini sa poteva, ma non perché ha fatto la grande bellezza, ma perché ti rendi conto della stoffa con cui della grana con cui sono fatte le sue storie. Perché è napoletano? Sarà un caso? Dici: ma sì, poi però ti rendi conto che quell'altro è napoletano, quell'altro è napoletano, ciao, ma allora forse è un'invasione. Tocca parlare napoletano. Parliamoci a parlare napoletano, altro che in inglese, napoletano parla.